Allora, l'ultima volta abbiamo introdotto i concetti di sistema di generatori, vettori realmente indipendenti. Adesso vogliamo arrivare al concetto di base di dimensione. Abbiamo già detto che una base in uno spazio vettoriale a dimensione finita è un sistema di generatori che siano anche realmente indipendenti. Precisiamo meglio e andiamo a dimostrare il seguente teorema. Abbiamo V, uno spazio vettoriale sul campo K. Quindi siamo alla situazione del tutto generica. Poi sia V1, V2 siano H contenuti in mu, le seguenti affermazioni sono equivalenti. Prima, uno VH è una parte libera massimale. È un sistema di generatori di V minimale. Tre. È contemporaneamente sia parte libera sia sistema. Ok, allora vi ricordo, massimale significa che se aggiungiamo un altro vettore non è più parte libera, quindi non è contenuto propriamente in un'altra parte libera. Minimale significa che se togliamo uno qualunque dei buconi non è più un sistema di generatori, e la 3 è ovvio perché deve essere sia parte libera che sistema di generatori. Andiamo a dimostrare questa proposizione. Allora, per dimostrare l'equivalenza possiamo dimostrare tutte le equivalenze a 2 a 2, però in questo caso dobbiamo dimostrare almeno 4 implicazioni. Oppure possiamo seguire un modello circolare, per esempio dimostrare che la 1 implica la 2, che la 2 implica la 3, che la 3 implica la 1. Io adesso non ricordo l'ordine in cui l'ho fatto l'anno scorso, ma non è importante, perché diciamo, siccome queste affermazioni sono equivalenti, c'è sicuramente il modo di partire dall'una e arrivare all'altra. Allora cominciamo a vedere, per esempio, che la 1 implica la 3, poi andiamo a vedere che la 3 implica la 2 e che la 2 implica. Allora andiamo a buttare l'altra lavagna,
Allora, prima di tutto cerchiamo di capire cosa dobbiamo dimostrare. Se la 1 implica la 3, la 1 implica la 3 vuol dire che una parte libera massimale deve essere anche un sistema di generatori. Per dimostrare 1 implica 3 dobbiamo verificare che una parte libera massimale è anche un sistema di generatori. La cosa è ovvia, dimostriamolo per assurdo. Se per assurdo così non fosse, esisterebbe V che non può essere generato da V appartenente a V, tale che V è diverso da somma per J che va da 1 ad H di lambda J Vj per ogni diciamo per ogni scelta di lambda 1 lambda A, diciamo contenuti, ok? Oh, questo qua adesso l'ho scritto così perché non abbiamo definito lo span, però diciamo lo scrivo qua, si dice span di V1H uguale per definizione insieme le somme per j che va da 1 ad h di lambda j vj tale che lambda 1 lambda h siano tutti appartenenti a k, cioè tutte le combinazioni lineari possibili di un certo numero di vettori fissati si chiama span. Span significa spazio generato da, è banale esercizio, questo qua è un sottospazio vettoriale, questo è un sottospazio vettoriale di V, perché se faccio la somma di due vettori dello span o moltiplico un vettore dello span per un coefficiente non esco fuori da questo spazio, eh? Ok, quindi invece di scrivere così qua potrei scrivere V non appartiene allo span di V1. Allora torno un attimo indietro, ripeto, noi abbiamo per ipotesi una parte libera massimale, dobbiamo dimostrare che questa è parte libera, già lo sappiamo, e che è un sistema di generatori, cioè la 3. Supponiamo per assurdo che non lo sia, allora ci deve stare in V un qualche vettore che non possiamo generare con i vettori V1 qua, e qua abbiamo scritto che V non può essere generato, non può essere generato, non appartiene allo span di V1 qua, è la stessa cosa, ok? Allora dico che V1 H V
è ancora parte libera per forza. Allora, questo vettore che non posso generare, se io lo aggiungo ai vettori di prima che era una parte libera, è ancora una parte libera. Perché? Sia somma per j che va da 1 ad h di lambda j vj più mu v uguale al vettore nullo dove lambda 1, lambda 2, lambda h e mu sono coefficienti di k. Cioè, che cosa ho fatto? Ho scritto una combinazione lineare di questi vettori e l'ho uguagliato al vettore nullo. Come si fa a scrivere una combinazione lineare dei vettori? Beh, qua lo sappiamo già fare. Poi ci devo aggiungere v per una per uno scalare. Allora, se io voglio dimostrare che questa è una parte libera, devo dimostrare che i coefficienti sono tutti nulli. Allora, mu è diverso da 0, altrimenti supponiamo che i coefficienti non siano tutti nulli. Allora, in tal caso mu deve essere diverso da 0, altrimenti v1, vh non sarebbe parte libera. Ma allora v è uguale a meno 1 su mu per la somma per j che va da 1 ad h di lambda j vj, e questo è un primo assurdo che è derivato da questo. Adesso lo ripeto, ragione. Prendiamo questa combinazione lineare, è uguale al vettore nullo. Per vedere che è una parte libera dobbiamo dimostrare che i coefficienti sono tutti nulli. Proviamo a prenderli non tutti nulli. Allora dico, mu non lo posso prendere 0, perché se prendo mu 0 allora non tutti nulli devono essere questi, ma questo non è possibile perché questa è la parte libera. Allora mu deve essere diverso da 0, ma anche qua arriviamo all'assurdo, perché in questo caso porto mu v dall'altra parte, divido per mu e mi ricavo v, cosa che sapevo che non si poteva fare, perché v non si può generare. Che cosa ho fatto? Questi qua lo posso portare dentro, no? Meno lambda j su mu, ho scritto v come una combinazione lineare di v1 vh, cosa che non si poteva fare, ed è un assurdo. L'assurdo è derivato dall'aver supposto che i coefficienti non fossero tutti nulli. Quindi v1 vh è parte libera. E qui ho finito la dimostrazione, perché la mia parte libera era massimale. Allora io ho dimostrato, ho quell'ipotesi là che V non potesse essere generato da V1 quarta, l'ho fatta per assurdo. E qua sono arrivato a un assurdo. Perché che cosa vuol dire? Se questa è una parte libera, questa contiene strettamente V1 VH che non era una parte libera massimale. Parte libera, virgola, e questa non è parte libera massimale, e quindi ottengo la somma. Questo finisce la dimostrazione che 1 implica 3, ok? 1 implica 3 inizia qua, tutta questa lavagna qua è 1 implica 3 e finisce qua.
è chiaro il ragionamento, lo ripeto, se non, diciamo, vi è chiarissimo il ragionamento, vi mettete a casa con calma, ve lo ripetete fino a che non mi è entrato in testa, perché di questi ragionamenti ne faremo non uno, non 10, li faremo continuamente. Quindi si tratta diciamo delle cose basilari, per cui diciamo, se ci volete capire qualcosa è meglio capire. Allora, io cosa dico? So che questa è una parte libera massimale, voglio dimostrare che è un sistema di generatori. Provo a vedere, ma cioè, magari non è vero, magari non è un sistema di generatori, allora ci deve stare qualcosa che non posso generare. Allora, questo qualcosa che non posso generare lo aggiungo, lo posso aggiungere alla mia parte libera e ottengo ancora una parte libera, ma questo sarà assurdo perché la mia parte libera di prima era massimale. Questo è il discorso che voglio fare. Allora, se c'è qualcosa che non... però devo ancora dimostrare che se c'è qualche vettore che non posso generare, questo aggiunto a quelli di prima mi dà ancora una parte libera. Allora, vado a fare la combinazione lineare, suppongo che i coefficienti non siano tutti nulli, devo dire che per forza questo coefficiente è diverso da 0, altrimenti non sono tutti nulli quelli di prima, ma questo non è possibile perché quella di prima era una parte libera, e allora mi posso ricavare V e allora lo potevo generare, ma questo è assurdo perché V non lo potevo generare. Quindi un vettore che non posso generare non ci sta, e quindi quello è un sistema di genera. Nel momento in cui ho dimostrato che il vettore da generare, cioè che non è possibile generare, non c'è, cioè, ho supposto che ci sia e sono arrivato a un assurdo, allora che vuol dire? Che V1 VH, lo scrivo qua, quindi V1 VH, V2 VH è un sistema di generatori, e questo finisce la dimostrazione che 1 implica 3. Era già implicito in quello che avevo scritto qua, però scriviamo esplicitamente che è meglio. È chiaro questo ragionamento? Perfetto. Adesso andiamo a cancellare solo la dimostrazione, l'enunciato lo lasciamo stare, e andiamo a vedere che 3 implica per esempio 2. Allora, cancelliamo la dimostrazione di 1 implica 3, e andiamo a fare quella che 3 implica 2. In questo caso, secondo voi, cosa sappiamo? Sappiamo che V1 VH è una parte libera e anche un sistema di generatori, perché 3 ce l'abbiamo per ipotesi. Dobbiamo dimostrare che come sistema di generatori è minimale. Ok, allora stiamo qui, sappiamo che 1 V2 VH è parte libera e contemporaneamente sistema di generatori. Mostriamo
che 1 WH è un sistema di generatori minimale. Ok? Se non fosse minimale, che vuol dire? Che ce ne posso togliere uno e rimane un sistema di generatori, ma quello che tolgo lo devo poter generare con gli altri. Allora posso scrivere: se per assurdo così non fosse, esisterebbe un J0, un certo indice, tale che VJ0 sarebbe uguale a meno 1 su lambda con l'indice J0 per la somma per J che va da 1 ad H saltando J0 di lambda J VJ. Per quale motivo? Ah, scusate, ho sbagliato a scrivere. Lambda J0 non ci stava. Io so soltanto che questo lo posso generare con gli altri. Ok? Se non è un sistema di generatori minimali, ce ne deve stare uno che posso generare usando gli altri. Allora questo qua si potrà scrivere per opportuni lambda 1 lambda j lambda h appartenenti a k j diverso da j. Cioè questo qua vj0 lo posso portare così, scrivere come. Allora che cosa posso scrivere? Pertanto somma per j diverso da j0, per j che va da 1 ad h, j diverso da j0 di lambda j vj meno vj0 fa il vettore nullo. Allora lo porto a destra. Allora vedete, questa non è altro che una combinazione lineare di v1, v2, vh. Qua ci mancava vj0, qua c'è. E dico che questa mi dimostra che tutti i vettori v1, vh sono linearmente dipendenti. Per quale motivo? Questa è una combinazione lineare di v1, vh, anche se questi fossero tutti nulli. Questi non lo so, potrebbero anche essere tutti nulli, ma qua ci sta meno 1. Meno 1, cioè l'opposto di 1, non può essere nullo. Ok? 1 è il suo opposto, magari possono coincidere, in GF2 coincidono, 1 e meno 1 sono uguali, in tutti gli altri campi sono diversi, però, cioè scusate, non in tutti, in molti altri campi sono diversi, però che cosa succede? Che sia 1 che l'opposto di 1 non possono essere nulli, quindi qua c'è una combinazione lineare uguale a vettore nullo, qua c'è il coefficiente meno 1, non è nullo, e quindi che vuol dire? Che i vettori sono dipendenti. Ma se sono dipendenti non era una parte libera, ma io per ipotesi sapevo che quella era anche una parte libera, quindi questo è un assurdo. Da dove è derivato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che il sistema dei generatori non fosse minimo. Quindi uno, un due, H è un sistema di generatori minimale. Adesso, per finire,
dobbiamo dimostrare l'ultima implicazione. Qua cancello perché la 3 implicatura l'abbiamo mostrata. Per adesso continuo qua, quando finisco ricomincio sulla lavagna, cancello quella di sopra e ricomincio sulla lavagna. Quindi dobbiamo dimostrare che 2 implica 1. Se dimostriamo questa, abbiamo finito il teorema, perché abbiamo dimostrato che 1 implica 3, 3 implica 2, 2 implica 1, e quindi si implicano tutte quante l'una con l'altra. Perché se voglio dimostrare che 1 implica 2, vedo, siccome 1 implica 3, 3 implica 2, siamo a posto. Ok? In questo caso, cosa so? So che 1QH è un sistema di generatori minimale. In realtà è inutile che bleffiamo, in realtà per vedere questo dimostriamo prima che da 2 segue 3 e poi da 3 dimostriamo che segue 1, quindi in realtà ne facciamo 4 indicazioni. Però allora andiamo a vedere, prima mostriamo che 1 2 QH è parte libera. Prima dimostriamo che è parte libera, allora se è parte libera varrà la 3, perché sarà contemporaneamente una parte libera e un sistema di generatore. E facciamo come al solito il ragionamento per assurdo. Assurdo, 1 2 QH fossero linearmente dipendenti, cioè non fossero una parte libera, allora esisterebbero lambda 1, lambda 2, lambda H non tutti nulli, tali che somma per j che va da 1 ad h di lambda j vj faccia il vettore nullo. Vi ricordo che questa somma, lo riscrivo per buona memoria, se la devo scrivere per esteso, non è altro che lambda 1 v1 più lambda 2 v2 più lambda h vh. Scrivere così o scrivere così è la stessa cosa. Allora, siccome i coefficienti non sono tutti nulli, sia j0 tale che lambda j0 è diverso da 0. Allora Vj0 lo posso scrivere
portando dall'altra parte e dividendo per lambda j0 come meno 1 su lambda j0 stavolta, per la somma j che va da 1 ad h, j diverso da j0, di lambda j, j. Cioè sarebbe a dire, prendo lambda 0 j0, questo è uguale a vettore nullo, lo porto di là e divido per, j0, per lambda j0. Che vuol dire? Vorrebbe dire che questo qj0 si può generare tramite gli altri. Quindi 1 vh non è sistema di generatori minimale, e questo è assurdo. Pertanto V1VH deve essere una parte libera. Non sarebbe, vediamo, non sarebbe. Pertanto mostriamo adesso che VH è un è una parte libera massimale. Ricordiamo che 1 VH, 2 VH è per ipotesi un sistema di generatori e parte libera. Sistema di generatori perché per ipotesi sapevo che era un sistema, dovevo dimostrare 2 implica 1, che sapevo che la 2, quindi sapevo che era un sistema di generatori addirittura minimale, però dal ragionamento che ho già fatto ho visto che è anche una parte libera. Adesso come parte libera devo dimostrare che è massimale sia V appartenente a V sia per assurdo appartenente a V tale che 1 VH V sia parte libera. Che significa negare che una parte libera sia massimale? Che ci posso aggiungere un vettore e questo ancora non è, è ancora parte libera. Ma io so, poiché 1 VH è un sistema di generatori, esistono lambda 1, lambda H, tale che V è uguale a somma per J che va da 1 ad H di lambda J. Pertanto somma di j che va da 1 ad h lambda j vj meno v fa il vettore nullo. E questo è assurdo
quale motivo? Questa era una parte libera, questa è una combinazione lineare, tipo sommando j più j più mu v, il coefficiente mu è meno 1, come prima, non è nullo. E allora, se la combinazione lineare ha i coefficienti non tutti nulli, vuol dire che i vettori sono linearmente indipendenti, linearmente indipendenti. Ma se sono linearmente indipendenti non possono essere partiti. Pertanto, da dove è nato l'assurdo? Dall'aver supposto che la parte libera non fosse massimale. Pertanto, 1 QH è parte libera massimale. Ok, qua finisce e qua finisce il teorema. Allora, ricordo, abbiamo dimostrato prima 1 implica 3, poi abbiamo dimostrato 3 implica 2, poi volevamo dimostrare 2 implica 1, però in realtà siamo come tornare indietro, abbiamo dimostrato prima 2 implica 3 e poi 3 implica 1, e quindi alla fine abbiamo dimostrato qua. Naturalmente vi potete sbizzarrire a fare anche le altre dimostrazioni, per esempio posso dimostrare che vabbè, 1 implica 2, però alla fine dimostrerò sempre che 1 prima, devo sempre passare il 3. Dimostrerò che 1 implica 3 e che 3 implica 2. Potete provarci direttamente. Ok. Allora, facciamo un attimo la somma di quello che abbiamo dimostrato fino a mo', dei concetti che abbiamo introdotto. Allora, noi abbiamo uno spazio vettoriale, abbiamo visto che ci sono, quando io ho dei vettori, il gioco è sempre quello di fare le combinazioni lineari. Quando faccio le combinazioni, quindi il concetto basilare che dobbiamo avere presente è quello di combinazione lineare. Se non avete capito che cos'è una combinazione lineare, pregasi andare a rivedere le lezioni di prima. Ok? Faremo molti esercizi, però la cosa importante è capire questo. L'abbiamo capito già in R2, in R3, abbiamo capito cosa sono le combinazioni lineari. Queste qua cosa mi danno? Siccome gli scalari io li prendo come mi pare, liberi, al variare di tutti gli scalari possibili, le combinazioni lineari mi danno un sottospazio. Fissati un certo numero di vettori in V, V1, V2, V3 per esempio, tre vettori, questi qua mi daranno un sottospazio di V. Allora, questo spazio lo chiamiamo spazio generato da span di V1, V2, V3 per esempio, o di V1, V2, VH in generale, se i vettori di partenza sono A. Cosa ci siamo accorti? Due cose in particolare. Può succedere che quando faccio le combinazioni lineari tutti i vettori siano utili, cioè quando faccio le combinazioni lineari non posso togliere un vettore, a volte abbiamo visto che non tutti, diciamo, posso ottenere un vettore V, per esempio in R2 posso, se ho tre vettori sicuramente posso ottenere un vettore V come una combinazione lineare di V1, V2, V3, ma anche con un'altra combinazione lineare di V1, V2, V3, oppure posso per esempio eliminare V3 e ottenere V semplicemente come combinazione lineare di V1 e V2, l'abbiamo visto questo già con gli esercizi. Quando questo non succede, quando tutti V1, V2, VH sono utili nelle combinazioni lineari, diciamo che quella è una parte libera, i vettori sono indipendenti, questo l'abbiamo chiarito l'altra volta. Ok? E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questi V1, V2, VH sono all'interno di quell'insieme tutti necessari per fare lo span. Lo span sta in V, che è uno spazio più grande, quindi in qualche modo per fare tutto V ci vogliono, preciseremo dopo, più vettori di V1, V2, VH, quindi vedremo la dimensione di V è più grande, maggiore o uguale a. Viceversa, un'altra cosa che può capitare è che
quando vado a fare le combinazioni lineari, cioè lo span di V1, Q2, VH, ottengo tutto V. In questo caso non sto dicendo che i vettori sono necessari per fare lo span, sono sufficienti per fare lo span che coincide con tutto V, quindi sono sufficienti per fare tutto V. Quindi per fare tutto V ce ne vogliono o H o di meno. Quindi in qualche modo questo ci prefigura il fatto che la dimensione di V sarà minore o uguale di H. Quindi quando abbiamo una parte libera e non siamo arrivati a V, dobbiamo aggiungere altri vettori per cercare nelle combinazioni lineari di arrivare a tutto V. Se invece abbiamo un sistema di generatori e facciamo tutto a V, riusciamo a fare tutto a V, quello che possiamo provare a fare è vedere se riesco a fare la stessa cosa togliendo qualche oggetto, qualche generatore. Ok? Quando io aggiungo, cosa dice il teorema che abbiamo dimostrato stamattina? Che quando aggiungo e la parte libera diventa massimale, automaticamente genero tutto V, perché se non generavo tutto V potevo ancora aggiungere. Quindi parte libera massimale, automaticamente sistema di generatori. Sistema di generatori, generavo tutto V, erano dipendenti, tolgo, sistema di generatori minimale, automaticamente parte libera, cioè automaticamente sono indipendenti, perché se erano dipendenti potevo togliere ancora. È chiaro, questo concetto non deve essere chiaro, deve essere di più, deve essere stampato a lettere di fuoco nella vostra testa. E quindi da questo, da queste due osservazioni fondamentali, scaturisce il teorema, che poi non è altro che una piccola complicazione di quello che ho detto. Cioè, le tre proprietà sono completamente equivalenti. O è parte libera massimale, o è sistema di generatori minimali, o è contemporaneamente parte libera e sistema di generatori, è la stessa cose, cioè se è l'uno è anche le altre due. Quindi un sistema di vettori V1 VH che sia una di queste tre cose, automaticamente le altre due si chiamerà base. Questo adesso lo scrivo prima della pausa, però voglio dire un'altra cosa prima della pausa. Se voi avete un sistema di generatori, se vi ricordate l'altra volta abbiamo definito che cos'è uno spazio vettoriale di dimensione finita. Allora, supponete di avere un sistema di generatori di 70 generatori che generano tutto. In questo caso io sono sicuro che lo spazio è di dimensione finita, perché tolgo, a un certo punto quello che può succedere al limite arriva a zero, cioè il vettore, lo spazio vettoriale è solo il vettore nullo e arriva a zero. Ma poi meno di quello non posso fare. Magari arrivo invece che a 0, arriverò a 15 e vedremo che la dimensione sarà 15. Chiaro? Quindi in quel caso sono sicuro che lo spazio vettoriale ha dimensione finita. Supponiamo invece che abbia un altro spazio vettoriale in cui ho parte libera. Vi ricordate lo spazio vettoriale dei polinomi? Allora, ho 1, ho x quadro. Quando vado a fare i conti vedo che sono sempre parte libera. Aggiungo x cubo e sono ancora parte libera. Aggiungo x alla quarta e sono ancora parte libera. Aggiungo x alla quinta e sono ancora parte libera. E così via. Non finisco mai. In questo caso, se finissi, allora rientreremo in questo terreno. Ma siccome non finisco mai, vuol dire che semplicemente che quello lì, cioè tutti i polinomi, non sono uno spazio vettoriale di dimensione infinita. Chiaro? Se invece mi limito ai polinomi di grado minore o uguale di 7, allora devo partire da 1, aggiungo x quadro, x cubo, x alla quarta, x alla quinta, x alla sesta, x alla 7, finisco, perché a quel punto faccio vedere che riesco a degenerare tutti i polinomi di grado fino a 7, e quindi la dimensione dello spazio vettoriale dei polinomi fino a 7, su R per esempio, è 8. 1x quadro fino a x alla 7, quindi è 8. Infatti un polinomio di grado fino a 7 si scrive somma di c con i x alla i, dove c con i sono 8 e i vettori sono 1, x quadro, x cubo, x alla 4, x alla 5, x alla 6, x alla 7. Chiaro? Sono funzioni, però
in quel caso comunque fanno parte di uno spazio vettoriale, quindi lo possiamo riguardare come vettori. È chiaro fino a qui? Ok. Adesso diamo la definizione fondamentale e poi facciamo una piccola, vediamo un po' se è orario di fare una piccola pausa. No, c'è ancora tempo. Allora, sia V uno spazio vettoriale su K e sia V1, V2, VH contenuto in V tale che valga una delle condizioni seguenti, oppure se non le volete ricopiare io me le trovo già scritte, sarebbero la 1, la 2 o la 3. E quindi tutte e tre per il teorema precedente. A me basta verificarne una, cioè una 1 VH tale che soddisfi una di queste condizioni, perché automaticamente per il teorema precedente in tal caso V1, V2, VH si dice base di V. Quindi che cos'è una base di uno spazio vettoriale? È una parte libera massimale, oppure è un sistema generatore minimale, oppure è una parte libera e un sistema generatore. Quali spazi vettoriali hanno sicuramente una base? Quelli di dimensione finita, perché io prendo un sistema di generatori, tolgo, a un certo punto arrivo a quello minimo. Nel caso di spazi vettoriali di dimensione infinita esiste l'analogo di una base, però potremmo dire un sistema, insomma, quando lo faremo lo chiameremo in qualche modo. Però non viene chiamato direttamente base. Per esempio negli spazi con prodotto scalare verrà chiamato sistema ortonormale completo, che sarà l'analogo di una base. Però se troviamo una di queste cose, sicuramente lo spazio è di dimensione finita perché abbiamo trovato un sistema di generatori finito, e questa si chiama base. Adesso cosa ci manca? Ci manca ancora qualcosa. Io vi ho già preannunciato, ho già parlato 2, 3, 4 volte del concetto di dimensione. Il problema è che questo concetto di dimensione potrebbe essere in qualche modo un numero mal definito. Secondo voi come lo dovremmo chiamare? Chi dovremmo chiamare la dimensione dello spazio vettoriale? Chi sarà la dimensione dello spazio vettoriale? Vediamo un po' se ci avete capito qualcosa. Cosa sarà la dimensione dello spazio vettoriale? La dimensione è un numero, una base è un insieme di vettori. Quindi, chi sarà la dimensione? H. E chi è H? Il numero degli elementi di una base. Rimane un problema. Chi ci dice
che se vado a prendere due basi diverse, può essere che abbia due basi diverse, hai voglia. In R3 potremmo vedere che ci sono infinite basi, in R2 ce ne sono altrettante infinite, anche in R ce ne sono infinite, soltanto che noi non sappiamo a priori se le basi di R3 abbiano tutte lo stesso numero H, cioè la stessa lunghezza, lo stesso numero di elementi. Chiaro? Questo non è scontato. Per quale motivo? È scontato che quando io parto, per esempio, da un sistema di generatori, per esempio parto da 70 generatori, tolgo, arrivo a un certo punto a 15 e poi non posso più togliere. E quelli che rimangono sono linearmente indipendenti. Questo sì. Cioè, fino a 16 le cose potevo ancora togliere, a 15 magari non posso togliere. Questo sì. Però magari se io parto da un set di generatori completamente diversi, che erano 25, quelli di prima non ce ne sta manco uno, tolgo, chi mi dice che mi fermo a 15? Magari uno dice, potrei essere con un altro set di generatori, potrei essere più fortunato e arrivare a 14, o più sfortunato e rimanere a 16. Quando arrivo a 16 sono già parte libera, o quando arrivo a 20 sono già parte libera. Allora ci vuole un teorema che dica che se prendo due basi che a priori sono completamente diverse, allora le due basi hanno la stessa dimensione, hanno la stessa lunghezza, e quindi quella lunghezza possiamo chiamarla dimensione dello spazio vettoriale. Quindi il concetto sarà: quando avrete uno spazio vettoriale, cioè avete due basi, se una è lunga 7, l'altra non può essere lunga 9, sarà pure lunga 7. Non può essere lunga 5, sarà pure lunga 7. Chiaro questo? Allora, per dimostrare questa cosa, non la faccio, la dimostrazione la faccio dopo la pausa, però una cosa faccio a tempo a farla prima della pausa. Un lemma. Che è banale, la dimostrazione è una riga, quindi comunque non arriviamo neanche a mezzogiorno, però vale la pena. Allora, sia lemma sia V uno spazio vettoriale sul campo K e sia U1, U2, UH base di V. Allora, sia VJ1, VJ2, VJS contenuto in V1, V2, VH, contenuto in V, con S minore di H. Cioè, andiamo a prendere un sottoinsieme di questi. J1 minore di J2 minore di JS maggiore o uguale di 1. Cioè abbiamo tolto qualche elemento. Allora, VJ1, VJ2, VJS non è base, non è base di V. Inoltre, se
sia V appartenente a V generico, allora V1, V2, VH, V non è base di V. Per quale motivo? Adesso lo vediamo, però prima vediamo che cosa abbiamo detto. Abbiamo detto che una base non può contenere un'altra base più piccola e non può essere contenuta in una base più grande. Allora, la dimostrazione è ovvia perché scrivo ovvia, che significa che la dico a parole. Questa era una base, cioè era un sistema di generatori mini. Ci ho tolto qualcosa. Questo può essere un sistema di generatori. Questa era minimale, questo non è un sistema di generatori. Allora, se non è un sistema di generatori, non è una base. Questa era una base fino a VH, quindi era una parte libera, massi. Ci ho aggiunto V, che non sta, diciamo, V non appartenente a V1 VH. Ovviamente devo aggiungere questo che è diverso da quelli di prima. Ce l'ho aggiunto un altro? Ah, non è importante, perché pure che ci aggiungessi, scusate, questo non serve, perché pure se aggiungessi V2 un'altra volta sarebbero sempre finalmente di me. Questo è un altro vettore, qualunque esso sia. Questa è la parte libera, ma sì, perché era in base. Ci aggiungo V, non può essere più parte libera. Se allora se non è una parte libera, non è una base. Quindi il concetto fondamentale che ci porterà a dimostrare che tutte le basi hanno la stessa lunghezza è che non esistono due basi contenute una dentro l'altra. Questo non può essere, questo lo sappiamo. Però questo non dimostra il teorema che vogliamo, a cui vogliamo arrivare, perché se io potrei avere 15 generatori, una base di 15 elementi e un'altra base di 16 elementi, e diciamo i due insiemi sono disgiunti, non sono contenuti l'uno nell'altro. Allora devo far vedere che uno dei due non va bene. O i 15 non generano tutto V, o i 16 non sono parte, non può essere che siano tutte e due basi. Ma questo per vederlo è un po' più difficile. E lo vediamo dopo la pausa.